Sua Eccellenza, un momento difficile che vive Taranto, la situazione occupazionale e ambientale. Per mia forma mentis, la vita, la salute viene prima del lavoro. La sua opinione sulla gestione del caso Ilva. Sì, anche per me la salute e la custodia del creato, dell'ambiente, viene prima di tutte le attività economiche, perciò è giusta questa attenzione. Nel caso dell'accordo realizzato tra il Ministro del Lavoro Di Maio, i sindacati e il nuovo acquirente, abbiamo visto che si tratta di un punto di partenza. E ora è richiesta mobilitazione di tutti quanti, perché l'esigenza più grande della difesa della vita sia sostenuta e mantenuta, e però anche che sia tenuto in conto il danno sanitario, siano tenuti in conto tanti altri fattori, e però con questo accordo si pone fine ad un periodo di incertezza. La rilevazione appunto di gas presenti in alcune scuole tarantine è un'immagine forte, terribile per questa città, e allora di qui l'auspicio che la Chiesa, la comunità ecclesiale tenga sempre alta l'attenzione e che non abbia mai esitazione a intervenire anche a gamba tesa in certe situazioni per far sì che la tutela dell'ambiente venga prima di tutto. Certamente, queste manifestazioni, queste circostanze ci provocano una presa di posizione. Ricordo benissimo quando qui a Taranto, nel quartiere Tamburi, è venuta un ministro dell'educazione ed era stata fatta una operazione maquillage. E io ho detto: non è così che si risolvono i problemi. Qui ci vuole un intervento radicale, perché non possiamo essere presi in giro con operazioni di maquillage. Ecco, questo è importantissimo. Proprio ritornando al creato, il buon Dio ha dato delle risorse naturali enormi alla città di Taranto. Penso al mare, penso alla posizione invidiabile di cui godiamo. Noi potremmo davvero vivere delle nostre risorse, dell'agricoltura, del turismo, del mare, non essere schiavi dell'acciaio che uccide. Certo, io sono sempre stato contrario alla monocultura dell'acciaio, perché qui abbiamo un'agricoltura di eccellenza, una miticoltura e tutti gli altri frutti del mare straordinari. Un territorio turistico di primo livello, una storia grandiosa, quindi è giusto sviluppare questa visione complessiva. Poi anche però sono contrario all'immagine che diamo di Taranto, di una città agonizzante. Dobbiamo ripartire con le forze migliori per rispettare questa globalità, non appiattirci sulla monocultura dell'acciaio, ma rispettare tutto l'orizzonte della nostra storia e della nostra cultura.